Oh, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Sono le 8:30 del 15 di marzo e sono a fare l'acqua. Sono un po' stanco perché sono un po' provato anche da ieri. Quindi mi sono fatto prestare la cisternetta da 400 litri. Usava un mio amico qua per fare i trattamenti. Aveva anche la pompa qua davanti attaccata al cardano, ma poi non funziona più. A me serve solo come trasporto acqua. E adesso magari mentre andiamo vi spiego un po', solo che fa un po' freddo. E non volevo mettermi la GoPro perché ho il cappello, no? Allora la GoPro devo togliere il cappello per fare la visuale, fa un po' freddino ancora, quindi adesso vediamo. Direi che può funzionare. È un po' provvisori come dicono qua. Allora, qua c'è la fontana praticamente sulla strada provinciale. Questa qua è la vecchia fontana. Mio nonno ci faceva anche il bagno durante luglio, quando trebbiavano. È buona, solo che non so dove è più il cartello. Adesso si vede che hanno fatto delle analisi, non è più potabile, ma cioè, secondo me è sempre buona. Vabbè, niente, non so chi ci ha fatto tutto sto giro qua. No, cioè, ok, per non farla andare nella vasca, non so per quale motivo. Ci hanno fatto tutto il giro lì che poi scaricava a lato. Allora io mi sono collegato poi al tubo e semplicemente niente, va l'acqua ta 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 ta, e poi mi va dentro la cisterna e ci mette un 20 minuti più o meno a riempirsi tutto, dai, più o meno. Per velocizzare i tempi io di solito con il secchio lo riempivo d'acqua. Questo qua è il metodo Livini, il metodo brevettato negli anni, quindi se volete imitarlo, diritti d'autore, perché delle cose così geniali non penso che ci siano. Che cavolo. E anche questo qua era tutto rotto, l'ho rifatto io, l'ho messo a posto io il tubetto qua con fil di ferro. Quindi da bagnare assolutamente le piante, perché avendo la radice nuda soffrono molto i trapianti, quindi avrei dovuto anche tenerla a bagno magari una notte prima di piantarla. Solo che 105 piante a bagno, 110, cioè avevo più fretta a piantarle effettivamente, perché poi tra 2-3 giorni fa anche freddo, fa anche brutto, avevo paura di non finire, quindi preferisco fare così. E intanto un video un po' particolare, dai. Ok, qui arriva anche la seconda parte del genio, del mio genio. Allora, dato che non va la pompa, c'è il tubo questo qua di scarico sotto, a cui io mi attacco. E come ci si fa ad attaccare? Molto semplicemente. Adesso si toglie questo qua, è messo lì solo ad incastro, vedete? Così, guardate il mio genio, vedete? Tutto ad incastro. Poi una volta che il tubo va giù, l'acqua per gravità
segue tutto il tubo, io mi metto bello in discesa e abbiamo l'acqua a zero emissioni praticamente. Adesso appena scende. It was at this moment that he knew he fucked up. Oh no, ecco, questo è una falla del mio piano. Porca di quella miseria. Funzionare funziona. Solo perché ho tirato e si era incastrata la canna. Adesso va benissimo. Eccoci. Ci c'erano bloccati dei pezzi di ghiaccio. Stanotte si vede che ha fatto freddo. E niente, questo lavoro. Bisogna bagnare le piante. Comunque sono contento. Sono venute bene, quelle lì sono ancora quelle mangiate. Non so se riuscite a vedere. È un po'... Devo farci il mio crocchio con lo scotch e dovrebbe riformarsi poi il callo. Magari ci faccio anche lì un video a parte. Comunque niente, dai. Tanto la sostanza del video è questa qua. E sicuramente quest'estate dovrò fare altri viaggi, perché le piante sono comunque giovani e sicuramente hanno bisogno di acqua. Quindi se vi è piaciuto il video fatemelo sapere qua sotto, che ne porto volentieri anche un altro poi quest'estate. Adesso mi scappa dalla pipì, però a cuore di bagnare le piante. Vabbè, dai. Niente, dai, tutti i social sono qua sotto, con questo bellissimo sottofondo musicale dell'acqua del cesso, praticamente. Una bella pisciatina mattutina. Ci possiamo vedere ad un prossimo video. Ciao belli!